12 anni fa Vacanze Romane, sì. Dopo 12 anni ancora Vacanze Romane e sempre con Laura Di Mauro. E dopo ecco, 12 anni... Ecco, emozionatissima. Ancora di più, certo. Perché comunque, l'ho detto anche in conferenza stampa, ritorno a casa. Certo. Un personaggio voluto da Pietro Garinei e da Iaia Fiastri, scelta da loro... Me lo sono ripreso perché ho fatto regolari provini per poter tornare e fare Francesca con la consapevolezza di adesso, dopo 12 anni, è da una parte bellissimo perché comunque puoi dar prova di aver, come dire, di interpretare il personaggio anche dandogli un pochino più di spessore, godendoti di più il personaggio. Dall'altra ho una responsabilità assurda perché porto un carico, un paragone che è Laura di 12 anni fa, che anche se era più giovane comunque aveva fatto il suo personaggio diretta magistralmente da Pietro Garinei, la riporto e Laura deve essere... meglio di 12 anni fa e c'è ancora più maturità chiaramente, certo, questo personaggio è quella classica occasione che non capita spesso nella vita, quando tu fai un bellissimo personaggio e dici mannaggia, l'avessi potuto rifare adesso chissà l'avrei fatto meglio. E con Vacanze Romane ho l'opportunità di mettere in atto questa cosa, quindi da una parte mi rende felice, dall'altra sono emozionatissima. Certo, infatti. Sì. E questo chiaramente lo vedremo poi, o non lo vedremo la sera della prima. Maschererai molto, perché molto so che la prima, poi Sistina, Roma, si parte da Roma. Sì. Quindi, sempre il nodo in gola, vabbè. Certo. Quello sì. Allora diamo l'appuntamento ai nostri telespettatori. Allora vi do appuntamento per il 21 ottobre qui al Teatro Sistina, saremo quasi tutto il mese in scena con Vacanze Romane. Se volete sognare, volete passare due ore spensierate, anche farvi un po' anche emozionarvi con la lacrimuccia, venite a vedere favola, venite a vedere lo spettacolo che rappresenta la vera commedia musicale italiana. Non stiamo parlando di musical, i musical io ne ho fatti tanti, anche con la Compagnia dell'Arancia, qui siamo nella commedia musicale italiana, il sogno si avvera, il sogno si avvera. Allora Laura Di Mauro, Giancarlo Leone, arrivederci, a presto.